sono Martina, My Vision Beauty, e oggi sono qui per un video super fun, come avete visto dalla copertina. Sarà un nuovo video. Un sito mi ha contattato, il sito è Rose Gal. Questo sito è un sito cinese, penso, che vende parrucche ma anche altre cose. Tra le parrucche ci sono moltissime parrucche diverse. Ci sono sia parrucche non lace front, quindi super poco costose, e anche parrucche lace front e anche qualche parrucca lace front vera. Ho qui tutto il pacchetto, che in realtà è tipo enorme, c'è tutta questa roba dentro, e oggi vedremo appunto tutte queste parrucche. Vi farò vedere come arrivano le parrucche, solo una è stata già modificata un pochino, vi farò vedere appunto il prima e dopo, come arrivano e come le sistemo un attimo, per farvi vedere davvero come sono le parrucche, piuttosto che modificarle, farvele vedere già modificate, che magari quando poi arrivano a voi siete un po' tipo non era proprio così come l'hai fatta vedere tu. Quindi vedremo tutto questo in questo video e direi di iniziare subito. Questa non è una parrucca, sono i miei capelli, lo so, cambio drastico, non so ancora bene che cosa sia successo. In ogni caso i miei capelli cambieranno molto in questi mesi, perché no? Why not, giusto? Quindi direi subito di iniziare. La prima che vi faccio vedere è una parrucca che ho già indossato. L'ho già indossata anche per varie foto e l'ho già modificata. Quindi questa parrucca è molto molto carina, nera, semplice, un po' mossa, ha una texture del capello che all'inizio pensavo fosse addirittura vera, ma è assolutamente sintetica. Il prezzo è molto basso, ve lo metterò qua sopra, e mi piace un sacco, sarà sicuro una delle mie prossime parrucche go to, quindi che metto spesso, perché è nera, semplice e anche un po' questo effetto di waves abbastanza naturale, un pochino crespo, ma quel crespo dà sempre più l'idea di capello naturale. Questa invece è una parrucca molto particolare, non è lace front, quindi costa molto poco, però come potete vedere è super super bella, perché è un ombre dal rosa al blu fino ad arrivare al verde e poi al giallo, quindi è molto particolare. Consiglio di utilizzarla magari solo per le foto e magari con un cappello, perché la hairline non è perfetta, anche se devo dire che magari in foto riuscite a farla sembrare un pochino più realistica, però secondo me con il cappello funziona molto meglio. Questa parrucca invece è una parrucca riccia e, come vedete appena arrivata, è abbastanza bruttina, ma non vi preoccupate, questa sarà la parrucca dopo che avremo pettinato bene i capelli e tagliato un pochino qualche strato di ricci che non ci stavano molto bene. Questa parrucca, come vi ho detto, è non lace front, quindi potrebbe essere un pochino più difficile da utilizzare fuori. Devo provarla e vedere un po' come appunto farla funzionare, perché tutte queste parrucche ricce vengono un pochino troppo definite all'inizio, ma poi, come potete vedere, si riescono a ammorbidire un pochino. Quest'altra parrucca invece è una parrucca di capelli ricci sempre, ovviamente sintetica, ma questa volta lace front, quindi anche qui vado ad aggiustare due cosine, come potete vedere, voilà! Ha dei ricci abbastanza definiti, quindi sono andata a scioglierli un pochino, non troppo, per non farli diventare troppo crespi. Ancora bisogna magari di qualche piccolo aggiustamento, magari qualche baby hairs. Comunque, per ora questa è la parrucca, mi piace molto e ha un effetto fantastico, la adoro, alla follia, volevo un sacco una parrucca riccia nera. L'ultima parrucca è particolare, questa qui è una parrucca corta, come potete vedere. Volevo provare una parrucca corta prima o poi. Il problema è che no, non mi taglierò mai i capelli, perché non sto davvero per niente bene con i capelli corti. Ho cercato di farlo funzionare un pochino tagliando, pettinando, e poi ho visto che con questo vasco sta molto bene, quindi la utilizzerò probabilmente solo così, facendo una specie di tomboy francese o qualcosa del genere. In ogni caso costava molto molto poco e quindi ho pensato potesse essere una prova carina da poter fare, e tra l'altro il sito me ne ha inviati due uguali, quindi significa proprio che dovrò utilizzarla in qualche modo.
Questo è il risultato, lo so, non è bellissimo, però non mi taglierò mai i capelli con un pixie cut, questo è sicuro, proprio mai, no grazie. Ok, avete visto tutte le parrucche, avete visto i prezzi delle parrucche più o meno, come sono appena arrivate, come sono dopo averla aggiustata un pochino qui e lì, tagliate, spuntate, pettinate. Come potete vedere, queste parrucche sono molto molto poco costose, il che è fantastico. Rose Gall è un sito che vende appunto parrucche, quindi se volete andare a vedere, ho messo qua sotto nell'info box tutti i vari link alle varie parrucche, potete trovare su questo sito un sacco di altre parrucche molto economiche. E l'unica cosa, state attenti, se ne ordinate troppe o comunque un numero sostanzioso, ci sarà la dogana da pagare o comunque delle tasse, quindi vi consiglio, magari se non volete pagare, di prenderne una o due in modo da non pagare le tasse, perché quando me ne hanno inviata una sola non ho pagato le tasse, invece quando me ne hanno inviate 5 ho dovuto pagare 25 euro, quindi state attenti a quello lì. E per il resto mi è piaciuto molto questo sito, ci sono molte cose, molte parrucche poco costose, state attenti perché non è detto che possano sembrare poi fantastiche una volta arrivate, però come potete vedere con vari accorgimenti si possono aggiustare leggermente. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto, anche se era abbastanza breve. Fatemi sapere se vi piacciono queste parrucche, quale parrucca vi è piaciuta di più nei commenti qua sotto, e noi ci vediamo nel prossimo video.